Monsieur Jourdain è un personaggio con il quale secondo me un comico arrivato a un certo punto della sua carriera si deve misurare. Bisogna avere una certa età e quella oramai purtroppo l'ha raggiunta. È un personaggio meraviglioso e questo è un testo che è stato scritto nel 1670 e che conserva ancora oggi totalmente tutta quanta la sua attualità. E Jourdain è il prototipo, è stato definito un archetipo, il prototipo dell'arrampicatore sociale, dell'uomo che con i soldi, grazie ai soldi, può acquistare qualsiasi cosa e questo Jourdain tenta addirittura di comprare un titolo nobiliare. In questa versione, che porta una firma prestigiosissima che è la regia di Armando Pugliese, noi ci è piaciuto mettere in risalto un'altra cosa, che è una cosa un po' più commovente, un po' più poetica, e la voglia da parte di Jourdain, anche se attraverso i soldi, di migliorarsi. E quindi il luogo in cui Jourdain si muove è un luogo dell'anima, non è la corte di Luigi XIV, che non avrebbe avuto senso rappresentare, un luogo dell'anima dal quale lui vuole liberarsi, il luogo del brutto, il luogo dell'ignoranza. E invece la sua ambizione, attraverso la cultura, attraverso i maestri di cui si circonda, è quello di arrivare ad un luogo che lui pensa sia quello della nobiltà, dove alberga soltanto l'onestà, la cortesia, la civiltà. La scena teatrale la vedo vivissima. Noi facciamo un giro molto piccolo in teatri, tra l'altro bellissimi come questo. Sono felicissimo di essere qui al Traetta di Bitonto. È molto piccolo, probabilmente avremmo dovuto fare 5, 6, 7 serate, probabilmente le avremmo riempite tutte. E questo significa, per quanto mi riguarda, che c'è un reale, vitalissimo desiderio di partecipare, alla vita culturale della città, del paese, e quindi di venire a teatro. E questa è una cosa che mi piace tantissimo. Stiamo trovando i teatri sempre tutti esauriti, e questo, insomma, per un attore non può che essere una cosa divertentissima, meravigliosa. Io sono molto emozionato tutte le volte che torno in Puglia, lo dico però, e ogni volta è vero, perché la Puglia è sempre un po' la prova del 9. Se una cosa funziona, qua funziona o un po' di più o un po' di meno, e mediamente è sempre vero quello che il pubblico pugliese decide. Mi piace, sono felice di portare un grandissimo classico e soprattutto perché sono convinto di portare uno spettacolo di grandissima qualità, per cui fino ad ora il pubblico, non solo in tutta quanta l'Italia, ma anche già la parte di Puglia che abbiamo verificato, è rimasta entusiasta di questo spettacolo. Mi auguro anche oggi a Bitonto, domani a Corato e dopodomani a Trani. Anzi, permettetemi un saluto affettuosissimo a Massimo Lopez, che ho saputo che non si è sentito bene su quel palcoscenico che noi calcheremo tra pochissimi giorni, e gli auguro una prontissima guarigione. Lei è stato protagonista di fiction, di film, adesso a teatro. Dov'è l'anima di Emilio Solfrezza? No, non lo so. Mi fanno spesso questa domanda, se preferisco il cinema, la televisione o il teatro. Vedi, io penso che un attore debba frequentare tutti questi luoghi. Credo che siano le facce di una medaglia che un attore, insomma, deve conoscere tutte. E in questo momento io sono entusiasta, a parte che questo è davvero uno spettacolo bello, ma Molière. Cimentarsi con Molière, affrontare un Molière è una cosa che desideravo da tantissimo tempo, un mostro sacro, perché qui non c'è possibilità. Il testo è certamente bello, lo dimostra secoli e secoli di rappresentazione di attori prima di me. Quindi l'unica cosa è tentare di essere all'altezza del testo, o quantomeno provare ad avvicinarci con un minimo di umiltà. Però, che vuoi dire del cinema, della settima arte? Cioè, quando ti capita di fare un bel film o un bel pezzo di televisione, è bella anche quello. Mo faccio il teatro, poi quando viene la televisione o il cinema, mi diverto ugualmente. C'è ancora in lei una parte di Scritti Cozzali e di Piero Ma Scamarcio? totalmente, ma sempre, la parte di Scritti Cozzali è dentro di me. Io, se non avessi fatto Scritti Cozzali, se non avessi incontrato Tata, con cui ho formato la coppia, insomma, che io adoro in assoluto di più, che fa parte
di me, ma non solo della mia storia, Antonio, è proprio un pezzo della mia carne, cosa volete da me? Perché non solo è dentro di me, è dentro e fuori e ogni tanto lo ritrovo, ogni tanto mi diverto, ma io, non, io addirittura penso, guardate, mi lancio nel dire che secondo me Molière è in continuità con Totti e Tatti.